La situazione che emerge è esattamente sovrapponibile a quella del filone precedente tra patologia pediatrica a livello respiratorio e inquinamento atmosferico. Anche qui si sono definite delle relazioni, pur con tutta una serie di limiti che sono trattati nella relazione. C'è un rapporto tra alcuni eventi avversi della riproduzione, come il basso peso alla nascita, la prematurità, in funzione delle PM2.5. E per quanto riguarda le leucemie, un aumento di rischio per la leucemia, in particolare mieloide, e le PM10, che sono state assunte come un proxy, un surrogato dell'inquinamento atmosferico generale, e questo è corretto. La considerazione però che questi risultati non apportano un grande guadagno di conoscenza, cioè sono confermativi di quanto si sapeva già a livello generale dalla letteratura internazionale. Quindi non si risponde a quella che era la domanda principale che ha generato poi il protocollo dello studio, cioè se questi eccessi di rischio in qualche modo sono influenzati e in che misura dall'inquinamento atmosferico, dalle emissioni atmosferiche delle aziende che costituiscono il polo industriale di Cremona. Ecco, a questa domanda non è stata data una risposta. Quindi gli studi in sé sono anche, diciamo, corretti e apprezzabili dal punto di vista della qualità. Come mi si diceva a scuola, il componimento è buono, però si è andato fuori tema. Questo, secondo me, in estrema sintesi, quello che si può dire oggi di questi studi che sono stati presentati.